Sabato 27 maggio 2017, una data davvero speciale, è quella dove negli ampi spazi esterni del centro Cades di Melazzo, in provincia di Alessandria, si è tenuto il culto di ringraziamento a Dio per il completamento dei 38 anni di attività del centro. La chiusura delle attività annuali sono un appuntamento divenuto oramai consueto, ma che rappresenta sempre uno dei punti forti del calendario degli eventi in agenda dell'Italia Nord-Ovest, che segue e partecipa in massa, ringraziando Dio per la conclusione del programma di alcuni studenti. Una giornata intensa anche quest'anno, iniziata alle 10 con il culto mattutino presieduto dal pastore Alessandro Cravana. Predicatore ospite Antonio Di Bello, pastore delle chiese Adi di Foiano della Chiana e San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo, che al mattino ha condiviso con i presenti uno studio biblico di carattere pratico, intitolato «Guardati dal trascurare», fondando le considerazioni sul testo biblico di Secondo Re, capitolo 6, versetto 9. Dopo il pranzo offerto dal Centro Cades, ha avuto inizio il culto conclusivo presieduto dal presidente del centro, il pastore Mauro Stevanato. La predicazione della parola di Dio esposta dal pastore Di Bello ha poi lasciato spazio ad un momento particolarmente emozionante, durante il quale cinque giovani ospiti del centro, giunti alla fine del programma di recupero, hanno ricevuto il diploma e testimoniato a tutti dell'opera che il Signore ha compiuto nella loro vita, salvandoli e liberandoli dai legami della tossicodipendenza.